nella campagna mondiale che sarà indetta per questa giornata, la campagna One Billion Rising. Una campagna che sarà indetta appunto a livello mondiale per sensibilizzare, abilitare milioni di donne e di donne e di uomini per dire basta alla violenza contro le donne. Tutto il mondo, le donne e gli uomini balleranno sulle note della stessa canzone. Come Comune di Foligno abbiamo aderito a questa manifestazione e con questo atto formale tutta la città ha aderito alla campagna e a questa voce che si alza anche da questa piazza per dire basta alla violenza contro le donne. E ora diamo lettura dell'appello che ha convocato questa mobilitazione mondiale. Da 14 anni con gli eventi V-Day abbiamo lottato in ogni modo possibile per porre fine a questa violenza, ma ancora oggi le Nazioni Unite affermano che una donna su tre nel mondo sarà picchiata o violentata nell'arco della sua vita. Vuol dire più di 1 miliardo di donne che vivono oggi sul pianeta. Il V-Day si rifiuta di accettare passivamente che più di 1 miliardo di donne subiscano violenza. Unendoci a tutti i V-Day del mondo, annunciamo la campagna più ambiziosa di sempre, One Billion Rising. One Billion Rising è la promessa che il 14 febbraio 2013, anniversario dei 15 anni del V-Day, ci sarà un movimento, una vera e propria sollevazione, con milioni di donne e uomini di tutto il mondo, per dire basta, la violenza finisca ora. One Billion Rising farà tremare la terra, unendo ognuno di noi attraverso la danza. One Billion Rising è un appello globale all'azione. Ci uniremo in tutto il mondo. One Billion Rising è comunitario. Danzeremo insieme a chi ha sofferto, sfidando le ingiustizie. Noi, le nostre madri, sorelle, amanti e amiche. E ricordati che One Billion Rising sta arrivando il 14 febbraio 2013. Unisciti a noi. Dopo la lettura dell'appello da parte di Fabiola Gentili, ora Daria Massi deciderà per noi il monologo. Monologo Rising, scritto da RS proprio per questa occasione. Questo monologo viene recitato in questi minuti, in queste ore, in tutte le piazze che si stanno unitando nella campagna One Billion Rising. L'insurrezione. Scritto a Kerala per le donne indiane che ci mostrano la strada. Potrebbe succedere ovunque, e così è stata. Mexico City, Manila, Mumbai, Manhattan, uomini notturni, in attesa, come lupi che sbavano per la preda, dietro quell'unica porta raramente verniciata. Pagando niente, $2 o euro, o rubio o peso, per possederla, entrare in lei, mangiarla, divorarla e gettare via le sue ossa. Potrebbe succedere ovunque, e così è stato. Una monaca buddista su un autobus che cercava di rimanere all'asciutto per la notte, una leader donna che si opponeva al governo repressivo, una giovane donna in viaggio con il suo ragazzo. Una ha perso la voce, l'altra il suo seguito, l'ultima la sua vita. Potrebbe succedere ovunque, così è stato. Croci rosa di legno, una catasta di pietre, rossi garofani appassiti, sedie vuote in una piazza, nastri che volano nel vento afoso. Chiara Danna, a Nigat, a Kamla, a Monique, a Tanisha, a Emily. Perché? Perché? Perché erano guerre, pasto che erano le femme, because they were women, perché erano donne.
Adesso non si tratta di chiedere o di aspettare, si tratta di insorgere. Solleva il tuo braccio, sorella e fratello, solleva il tuo unico braccio, miliardi, il tuo unico cuore sarà il tuo, uno dei nostri. Una volta avevo paura dell'amore, faceva troppo male. Ciò che non è mai successo, ciò che è stato strappato via, lo stupro, la ferita, e l'amore pensavo fosse il sale, ma sbagliava. Attraversa il fuoco, solleva il tuo braccio, solleva il tuo uno, miliardi, uno, uno.